L'azienda che la mia famiglia e che io portiamo avanti da qualche secolo è un'azienda che è finalizzata alla produzione di vini di alta qualità. Questa ricerca si è sviluppata nel corso degli ultimi 400 anni, cercando di conoscere sempre più quella che è la vita della vite e quella che è l'evoluzione poi del prodotto uva a livello di vino. Una ricerca che va continuata sempre a migliorare per poter accontentare i nostri clienti, i nostri amici, i nostri clienti che poi diventano veramente amici in quanto abbiamo figli di vecchi clienti che sono diventati a loro volta nostri clienti. L'azienda Contedatti Mismaniago ha un'estensione di 110 ettari. Da queste superficie otteniamo circa 5.000 quintali d'uva, equamente divisa tra uve bianche e uve nere. Produciamo 22 tipologie di vino, quasi tutte monovarietali. Sono presenti sia i grandi vini del mondo, i cosiddetti vitigni internazionali, che un'ampia gamma di vitigni autoctoni. La nostra gamma di produzione prevede dei vini bianchi giovani, dei vini bianchi invecchiati, dei vini rossi di pronta beva e dei vini rossi di medio-lungo invecchiamento. A questi vanno poi aggiunti un prodotto spumante ottenuto col metodo Charmat, dei vini da dessert e la grappa, una grappa tipica friulana prodotta da esclusivamente vinacce di uva bianca. Da questi vini in particolare una menzione la merita il Picolit, che è la perla di questa azienda. Il Picolit è la bandiera del Friuli Enologico e per questa azienda è un elemento di grande vanto e di grande prestigio poterlo produrre. In Friuli il Picolit è presente già in epoca romana ed in questa tenuta lo coltiviamo e produciamo il vino dalla fine del 1600. Del Picolit si dice estremamente avaro in campagna, è un vitigno poco produttivo, circa il 10% di quello che produce un normale vitigno. Estremamente esigente in cantina, non solo nell'appassimento ma anche nella cura di tutte le operazioni che avvengono. Ma alla fine ripaga con la sua grande generosità nel bicchiere. Produrre vini di alta qualità è importante, ma poi bisogna andare in giro per il mondo e farli conoscere, farli apprezzare. Attualmente i nostri vini sono proposti in Francia, in Germania, Santo Domingo, Turchia, Giappone. In tutti quei mercati dove riusciamo a fare una presenza, riusciamo a far assaggiare il nostro vino, i risultati sono sempre molto positivi. L'obiettivo poi secondo, ma forse quello più importante, è quello di riuscire a portare questi nostri amici, clienti, in azienda per fargli toccare con mano quello che è il nostro sforzo nella produzione di questi vini di alta qualità, per fargli vedere qual è il nostro rapporto con la natura, con la campagna con cui noi viviamo ormai da molti secoli in simbiosi.